Ciao a tutti ragazzi, sono Ed e benvenuti in questo nuovissimo video dedicato all'Inter. Chiedo scusa se nell'ultima parte di stagione non ho molto fatto video su questo argomento, però mi ero un po' rotto il cazzo di vedere questa situazione abbastanza indecente. Insomma, ho spiegato anche il perché questa squadra si è disunita totalmente, guerra di spogliatoio, giocatori che piuttosto di giocare e far figuracce fingono infortuni, tipo Miranda. Società assente, proprio una brutta fine di stagione che non ci ha fatto andare in Europa League. Adesso c'è il mercato, oggi si è chiuso il capitolo fair play finanziario dell'Inter, quindi mi sembrava doveroso fare un video aggiornamento di mercato. L'Inter è riuscita a coprire il buco di bilancio, il rosso, che si stava andando a prospettare per la chiusura dell'esercizio al 30 giugno, cioè oggi. O meglio, più che il rosso, ha chiuso il rosso con parametri UEFA, perché il rosso vero e proprio c'è, la perdita proprio. Però l'UEFA non va a considerare qualche costo, tipo i costi per la gestione del settore giovanile non li va a considerare, quindi per esempio gli acquisti di Pellegrini e Salcedo non sono considerati come costo dall'UEFA ovviamente, nel bilancio vero e proprio ci sono, la perdita dovrà essere prima coperta tramite la riduzione del capitale sociale, poi dovrà avvenire una ricapitalizzazione da parte con l'emissione di nuove azioni, quindi sostanzialmente soldi che vengono immessi nell'Inter a fondo perduto. Alla fine Suning dovrà fare questo sforzo qua e chiaramente anche Tohir per il proprio 30%. Tornando a parlare del UEFA invece, l'Inter è riuscita appunto a fare questi 50 milioni di ricavi, di cui 34,5, ho fatto prima il calcolo, dalle plusvalenze dei giocatori, tra Caprari, Guelfi, Di Marco, Gravillon e Banega. Tra l'altro c'è anche la recompra su Di Marco, Caprari e Gravillon, quindi l'Inter può anche avvalersi della clausola di recompra se faranno bene in futuro, insomma, e questa è una cosa positiva secondo me. E inoltre l'Inter ha avuto anche questi 20 milioni di sponsorizzazione da aziende cinesi per un totale di circa 55 milioni, era 50 milioni che l'Inter doveva ricavare sostanzialmente per andare in pareggio, in break even, con parametri UEFA ovviamente. Sempre. E l'Inter è riuscita, quindi siamo riusciti a fare questo benedetto pareggio di bilancio. Adesso non vi preoccupate se anche non vengono dette le sponsorizzazioni eccetera, perché in realtà il bilancio chiude oggi al 30 giugno, ma in realtà poi viene redatto al ad ottobre, novembre, insomma, come nelle aziende normali viene redatto dopo 4 mesi circa dalla chiusura vera e propria dell'esercizio. E là probabilmente ci sarà un buco di 20-30 milioni, vi anticipo già, però che non sono importanti per a fini UEFA, insomma. Che comunque è un passo avanti già, perché l'Inter era in perdita anche di 80 milioni un po' di tempo fa, quindi comunque siamo migliorati. C'è anche un discorso da fare, perché in realtà l'Inter ha fatto un po' un magheggio. Il mercato parte il 3 luglio, no? Ufficialmente, quindi i contratti possono essere depositati dal 3 luglio. E quindi tu teoricamente devi iscrivere a bilancio le operazioni dal 3 luglio nel bilancio dopo, nel bilancio che parte dal 1 luglio. Per esempio il Milan non ha questo problema, perché il Milan ha il bilancio che chiude al 31-12, a 1 gennaio 31-12, perciò lì comunque cade sempre nello stesso esercizio. Però noi no, avremmo dovuto iscrivere a bilancio le operazioni dopo, quindi le plusvalenze, le minusvalenze, i costi, l'ammortamento delle mobilizzazioni che poi sono i calciatori, li avremmo dovuti iscrivere al prossimo bilancio, quindi il bilancio 2017-2018. Però praticamente abbiamo fatto questo patto con l'UEFA, abbiamo concordato che possiamo anticipare, diciamo, le plusvalenze, e quindi le plusvalenze non ci saranno nel prossimo bilancio, ma ci saranno in questo bilancio. Questo vuol dire che il bilancio 2018, quello che chiuderà il 30 giugno 2018, sarà un po' in rosso, perché l'anno prossimo non abbiamo neanche l'Europa. Però chi se ne fotte, tanto, cioè, Suning ripiana, perciò sti cazzi, va benissimo. Comunque a me il fair play finanziario non piace, non mi è mai piaciuto, lo ritengo una cosa nata per far guadagnare l'UEFA. L'UEFA non frega un cazzo, cioè si frega in parte dei bilanci, della stabilità, eccetera. Però se avessero voluto fare una cosa seria, avrebbero dovuto mettere un tetto dei salari, dei cartellini, perché se no ci sono troppe squadre avvantaggiate, tipo c'è, cioè, Real Madrid che ha tantissimi ricavi, può quindi spendere quanto cazzo gli pare, quindi resta il top mondiale, restano 10 squadre del top mondiale, le altre che fanno fatica a risalire. Questa è una cosa che non mi piace del fair play finanziario, e quindi anche se c'è un modo per eludere il fair play finanziario, godo il doppio, perché mi dà fastidio vederlo, perciò va bene così, tanto comunque l'UEFA è d'accordo, quindi vaffanculo. E niente, adesso chiaramente bisognerà concentrarsi sul mercato in entrata, vediamo. Spalletti ha chiesto Nainggolan probabilmente, perché oggi è di questa sera la notizia che l'Inter ha offerto 60 più bonus per Nainggolan, più 5,5 più 2 di bonus per anno al calciatore.
La Roma chiede 70, vediamo se riusciamo a prenderlo, insomma. E speriamo, perché ne va davvero fortissimo. Se arriva anche Di Maria, cioè mercato fenomenale, secondo me. Di Maria è fortissimo, a me piace tantissimo. Lo metterei subito, ovviamente alla destra, al posto di Candreva. Perisic a sinistra, davanti Icardi, e Nainggolan, Ninja, centrocampo con Gagliardini, Nainggolan e boh, vediamo con Doubiao oppure Borja Valero anche, che dovrebbe arrivare. Tra l'altro oggi è arrivato anche Skriniar, che è boh, un difensore che conosco poco, ho visto qualche partita, non mi è sembrato malaccio, però a quanto ho capito è migliorato quest'anno. Quindi teoricamente dovrebbe essere anche un acquisto per il futuro, perché evidentemente una scommessa anche di Sabatini. Anche qua sono tipo 18 milioni cash che l'Inter ha versato, ma c'è sempre un discorso di Caprari, perché l'Inter ha preso i 15 milioni di Caprari che mette a plusvalenza, che ha gonfiato un pochino, perché in realtà se avessero voluto, cioè Caprari l'avrebbero dovuto mettere per 7 milioni circa a bilancio, quindi avrebbero dovuto pagare Skriniar di meno. Però in questo modo l'Inter paga Skriniar di più e la Sampdoria ti dà questo contentino di gonfiarti la valutazione. Sono robe un po' da Juventus, però vabbè. Tutto per eludere quella merda di fair play finanziario, a me va bene tutto. E niente, abbiamo anche comprato quei due giovani del Genoa, Pellegrini e Salcedo. Penso che il Genoa qualche acquisto dall'Inter lo farà, tipo Nagatomo, Ranocchia. Magari speriamo di sbolognarcene il più presto possibile. Resta Perisic, sono molto contento perché è molto forte. E vediamo, secondo me l'Inter comprerà anche un altro difensore centrale. Potrebbe essere Manolas, potrebbe essere un altro che non sappiamo ancora. Una cosa molto bella di quest'anno è che Sabatini sta parlando poco, sta facendo i fatti, perché le trattative ci sono e sono in piedi, però non si sa, cioè anche Skriniar è uscito perché Ferrero non sa stare zitto, però in realtà non sarebbe uscito se Ferrero non avesse parlato. Skriniar già... Cioè, solita cosa che fa Ferrero. E niente, vediamo altre notizie live. Sperando che non finisca lo spazio sull'hard disk dell'iPad. 12 giga sono pochissime, raga, non basta mai un cazzo. No, a quanto pare non c'è altro. Non c'è altro, sì, vabbè, poi c'è una cosa di... ho detto di Snyder alla Sampdoria, minchia, sarebbe troppo bello rivederlo in Italia. E niente, insomma, ormai abbiamo una società forte, a quanto pare una dirigenza, scusate, una... Sì, vabbè, non so parlare. Una proprietà forte, questo sicuro. E Sabatini è un bravo manager, a me sembra, a me mi dà questa impressione. Niente, ragazzi, per questo video è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.